Ciao bimbi, eccomi qua ancora una volta con voi. Allora, oggi, come potete vedere, ho preparato più esercizi. Iniziamo col primo esercizio. Il primo esercizio non è nient'altro che il dominio della palla. Allora, partiamo con il nostro pallone, appoggiamo il nostro pallone a terra e iniziamo a toccare il pallone con la punta del piede, in questa maniera, con la coordinazione delle braccia. Dopo qualche step che abbiamo fatto in questa maniera qua, aumentiamo il ritmo, sempre con la coordinazione delle braccia. Ok? Questo qui sarà il primo step. Il secondo step, sempre col pallone per terra, cosa facciamo in questa maniera? Allora, colpiamo il pallone con il piatto del piede di fronte e lo andiamo a recuperare, lo portiamo nella posizione prima di partenza con la suola, quindi in questa maniera: sinistro, suola, me lo riporto, destro, suola, me lo riporto, sinistro, suola, me lo riporto, destra, suolo, me lo riporto. Il terzo step, sempre con il pallone per terra, sarà questo. Attenzione, mi raccomando. Facciamo passare il nostro piede sinistro sul pallone, in questa maniera, lo colpiamo di esterno e lo andiamo a prendere, sempre con la suola. Quindi, abbiamo detto, attenzione, il pallone, il piede passa sopra il pallone esterno e lo vado a riprendere con la suola. Quindi, sinistro, esterno, suola, destro, esterno, suola, ok? Quindi abbiamo detto, ripetiamo, passiamo con il piede sopra il pallone, lo colpisco d'esterno e lo vado a prendere con la suola e lo riporto nella posizione principale. Come ultimo step di questo dominio della palla, colpiamo il pallone di esterno sinistro verso la nostra sinistra, dopo di esterno destro, di esterno sinistro, esterno destro, esterno sinistro, esterno destro, esterno sinistro, esterno destro. Dopo aver fatto questi esercizi di dominio della palla, passiamo anche a qualche esercizio di palleggio. Iniziamo con il palleggio colpendo il pallone con la coscia, quindi coscia sinistra e coscia destra. Partiamo in questa maniera, alzo la coscia, op, e riprendo il pallone. Ricordiamoci di stare sempre, sempre in movimento. In questa maniera, op, op, op. Dopo aver fatto i palleggi con la coscia, passiamo con i palleggi con il collo del piede. Ricordiamoci che per fare un buon palleggio, la punta non deve essere rivolta verso il basso, non deve essere rivolta verso l'alto, ma leggermente piegato in questa maniera, colpiamo con il collo e quando andiamo a colpire alziamo leggermente la punta. Quindi partiamo in questa maniera, op, e riprendo la palla, 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 op, e riprendo la palla. Dopo aver fatto questo primo esercizio di dominio palla, passiamo a una specie di percorso, gli ostacoli, diciamo, tecnico. Come potete vedere, io ho fatto due postazioni con due palloni, dove si dovrà nella prima posizione attraversare la nostra porta, arrivare dove abbiamo il nostro ostacolo, formato da una sedia e da una semplice scopa, facciamo passare sotto il pallone, saltiamo, arriviamo in velocità, andiamo in velocità, si salta e si attraversa sempre la porta. Questo sarà uno dei primi, diciamo, percorsi. Il secondo percorso sarà questo. Cosa facciamo? Attraversiamo la porta, sempre in movimento, attraverso la porta e inizio a fare lo slalom con entrambi i piedi di interno, o abbasso il corpo, o vado fino in fondo alla linea, torno indietro in velocità e riparto. Quindi sarà sinistro, destro, sinistro e vado ad attraversare la porta. Allora, ricordiamoci che questi esercizi devono essere fatti almeno due sequenze, per questo
esercizio di sinistra e due sequenze per questo esercizio di destra. Allora abbiamo fatto dominio della palla, abbiamo fatto il percorso tecnico, adesso come terzo esercizio abbiamo bisogno dell'aiuto del papà e della mamma. Allora, come potete vedere, nel terzo esercizio abbiamo, attenzione, come potete vedere abbiamo tre postazioni. Le postazioni le ho fatte con delle bottiglie. Abbiamo una partenza, dove metto una palla, potete mettere qualsiasi cosa, una ciabatta, quello che avete, una bottiglia o un'altra bottiglia. Abbiamo un'altra posizione e come sempre abbiamo bisogno della cosa fondamentale che è il nostro pallone. Abbiamo il nostro papà che è di fronte. Il nostro papà che sarà di fronte, quando noi partiamo, sarà posizionato di fronte. Quando noi partiamo sarà lui a decidere quale bottiglia, quale posizione dover puntare con la palla. Questo sarà il numero 1, il numero 2 e il numero 3. Quindi il papà sarà di fronte a voi. Lo scopo del gioco è tenere sempre la testa alta perché il papà vi farà il segno con la mano indicando il numero. Quindi arrivate in velocità dopo aver fatto un gesto tecnico iniziale che potrebbe essere la campana, sposto la palla lateralmente, la riporto e proseguo. Abbiamo detto o la campana o altrimenti sposto la palla lateralmente col piede di piatto e la riprendo in questa maniera qua. Allora facciamo una prova, il mio papà o la mamma o il mio fratellino è lì di fronte a me, che mi dirà quale posizione dover attaccare, indicandomi i tre numeri. Uno, abbiamo detto, la posizione centrale, due, la posizione della mia destra, tre, la posizione della mia sinistra. Partiamo, abbiamo detto, con la campana. Hop. Quando il papà dirà via, si parte, punto la pallina. In questo momento qua sarò io che dovrò tenere la testa alzata perché papà mi dovrà dire uno. Se mi dovrà dire uno, vado a puntare subito la posizione centrale e torno indietro. Se invece il papà, ritorniamo sempre qui, abbiamo detto campana, vado, salto il primo ostacolo, il papà mi dirà, mi farà segno 2, quindi il mio obiettivo è quello di tenere sempre la testa alta per poter vedere 2, abbiamo detto che il 2 sarà la mia bottiglia della mia destra e punto subito la bottiglia di destra. E torno indietro in velocità. Come variante a questo, diciamo, percorso, il papà questa volta alzerà il braccio sinistro per la posizione di sinistra, il braccio destro per la posizione destra e non alzerà il braccio per la posizione centrale. Quindi obiettivo del gioco, massima concentrazione, tenendo la testa alzata bisogna fare il percorso e guardare cosa ci indicherà il nostro papà o la mamma. È importante quando si gioca a pallone tenere sempre la testa alzata e vedere tutto il gioco che si sta sviluppando. Quindi ricordatevi, mai puntare e guardare per terra, tenere sempre la testa alta. Perfetto! Come ultimo esercizio che vi farò vedere e che voi potrete durante la settimana allenare, logicamente vi ricordo una cosa, questi esercizi servono, ma dovete, aspetto i vostri video, i vostri disegni, ok? Allora, cosa abbiamo qui? Attenzione, faccio sempre il percorso con delle bottiglie, a questo punto ci vogliono quattro bottiglie. Abbiamo una partenza, utilizzeremo sempre il nostro compagno che è il pallone, inizieremo sempre con un gesto tecnico,
il gesto tecnico potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere, attenzione, passo il piede sopra il pallone, lo porto di esterno, me lo riporto e parto. Parto, arrivo a puntare, come potete vedere c'è un corridoio, arrivo a puntare la prima palla, poi sposto il pallone con l'esterno destro e vado verso questa posizione. Lo scopo del gioco cos'è questa volta? All'inizio lo faremo piano, allenandoci dobbiamo sempre impiegarci meno tempo possibile. Come abbiamo detto, partiamo sempre col nostro gesto tecnico. Vi ricordo i gesti tecnici, abbiamo detto la campana, abbiamo detto, scusate, faccio passare il piede sopra, lo colpisco d'esterno, me lo riporto indietro e riparto, altrimenti anche questo, in questa maniera, e poi parto. Ricordiamoci, allora, gesto tecnico, vado verso il mio corridoio in velocità, punto il primo d'esterno e vado direttamente sull'altro. Quando torno, in questa maniera, sarà sempre la stessa cosa. Facciamo il gesto tecnico, questa volta non so, facciamo la campana, arrivo, punto sempre il primo ostacolo, porto via il pallone d'esterno e vado via, in questa maniera qui. Ok ragazzi? Possiamo, dopo aver fatto questo piccolo percorso, inserire, prima di arrivare dove c'è il corridoio, possiamo inserire una finta. La finta può essere il doppio passo. Il doppio passo, che cosa si intende per doppio passo? Allora abbiamo detto gesto tecnico, parto, il doppio passo è, cos'è il doppio passo? Faccio passare il pallone in questa maniera e vado, questo è il doppio passo, ok? Ricordate il doppio passo, famoso il nostro amico Ronaldo, o altrimenti possiamo fare un'altra finta molto importante che il nostro amico caro Zidane faceva, è la nostra Veronica. Quindi arrivo, la Veronica è questa, arrivo, passo, arrivo, appunto il pallone, salto sul pallone e lo porto via con l'altro piede, in questa maniera. Quindi abbiamo detto Veronica, il nostro amico Zidane, attenzione, arrivo, arrivo sopra, oh, scusate, mi raccomando, rifacciamo, arrivo, eccolo, oh, oh, e vado, in questa maniera qui. È chiaro per tutti ragazzi? Allora, come potete vedere, oggi sono riuscito in un spazio, diciamo, non molto grande, a sviluppare quattro, diciamo, tipologie di esercizi che potete appunto sviluppare durante la settimana. La cosa più importante è quella, ragazzi, aspetto i vostri video, una gara che potete fare, i vostri disegni. Io sono qua sempre a vostra disposizione, vi aspetto, Vi ricordo che domani, come sempre, ci vediamo con la nostra videochiamata alle ore 15 e aspetto tutti i vostri disegni. Come potete vedere, io ho indossato la divisa d'allenamento. Fatelo anche voi quando fate allenamento, così ci sentiamo ancora tutti uniti e siamo pronti per riprenderci e andare in campo. Ok ragazzi? Vi saluto, un forte abbraccio dal vostro mister Giuseppe.